Salve a tutti! Oggi siamo in un nuovo video delle teorie e news di Five Nights at Freddy's. Oggi siamo qua in un video un po' diverso dal solito. Oggi ci troviamo su il primo trailer, a quanto pare primo, quindi ci potrebbe essere un secondo trailer di Five Nights at Freddy's Sister Location, l'ultima novità della Scott Games. Creata della serie di Five Nights at Freddy's che ha avuto molto successo negli ultimi anni. Iniziano da Five Nights at Freddy's 1 e si dice finendo con questo ultimo gioco, uscito per il poco successo di Five Nights at Freddy's World. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il teaser. Anzi, con il trailer 1 di Five Nights, cioè di Sister Location. Quindi iniziamo. Vi farò una piccola traduzione intanto che guardiamo il video. E per dirvi che questo video qua è preso da YouTube, come si può vedere, e l'ho preso da Scott Cawthon in persona, dai, suo canale YouTube. Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 2. Panico. Five Nights at Freddy's 3. Non lo so. Five Nights at Freddy's 4. E oddio. Oddio. Abbiamo sentito quella voce che potrebbe essere la voce di BB. E questo potrebbe essere il prossimo ufficio. Aspettate. Il prossimo ufficio di Five Nights at Freddy's. Questo qua. Questo qua. Dove possiamo intravedere una bambola di Balloon Boy. L'ufficio è molto stretto e futuristico. Qua una specie di semaforo strano. E tutte delle robe da stazione nucleare, non lo so. Sulla voce terrificante. In un cunicolo. Questa visione potrebbe essere. Visto che noi di solito non abbiamo la visuale da animatronico, cioè che non posso, cioè possiamo vedere l'animatronico tramite telecamere, a parte in Final Fantasy 4, però non vediamo cioè non lo vediamo in terza persona l'animatronico. Invece con questa visuale che abbiamo visto prima nel cunicolo, era visto in prima persona, cioè da lui, cioè lui vede come se noi fossimo un animatronico. Quindi potrebbe o essere una novità o che la guardia notturna scappi dall'animatronico e ci sia una via alternativa per scappare o se non è soltanto quella la via, non lo so. Adesso vediamo. Perché non ho, oddio, non ho trovato porte. Gli animatronici si muovono. Come avete visto, Mangle muove le parti del corpo, sono staccate. Che poi non è Mangle, ma è Fantine Foxy, se non sbaglio. Perché non so bene se è Fantine Foxy, però boh, adesso vediamo perché non sono sicuro bene quale sia Fantine Foxy. Comunque, intanto Deep Below Ground. Anche questa nuova animatronica ballerina, almeno sembra una ballerina, si muove. Where Memories Sleep. Sleep, non lo so, ma mi sa. Quando la memoria. Non lo so. Sleep, non lo so bene. Abbiamo qua ovviamente il personaggio iniziale, che qui non è protagonista come negli altri giochi, come in Final Fantasy 1. Che è quello protagonista, ma qui è un altro animatronico che vedremo dopo. Comunque, Freddy c'è anche in sto gioco ed è sempre come Mangle, come la ballerina, con la faccia e le parti del corpo mobili. Qui, attenzione, troviamo il nuovo animatronico con
come sempre il suo, cioè il suo, il microfono in mano alla Freddy. And secret e segreti che non vanno visti o cose simili. Quindi, don't keep. Ah, ok, non possiamo. Qua possiamo vedere tutti gli animatronici e questa non so bene se è quello l'odio, però mi sa che è Funtime Foxy perché ha la coda, poi se si chiama in un altro modo non lo so. Cosa c'è nella trovare la ballerina che mi fa voglia vedendo questo. Il gioco volevo dire ciao. E, no, comunque la ballerina che è un uomo animatronico, Funtime Foxy che potrà essere Foxy, quindi non vediamo Chica. E Bonnie. Ora, qua Freddy non illuminato. Questo potrebbe essere qualcosa di strano. E ho notato che lei ha una specie di medaglia qua. Ah, ecco, anche Freddy. Che anche lui ha questa cosa. Al contrario di lei, che qua potrebbe aver qualcosa. E qua il nuovo animatronico. Attenzione, BB. BB, attenzione, forse c'è il jumpscare. Questa è BB, non l'avevo detto. Però potrebbe essere, cioè il suo nome è BB, BB, e non è Balloon Boy, ma è BB. Non sta per Balloon Boy, ma è BB, BB, dai, BB. Final Fantasy Sister Location. C'è il jumpscare? Oh no! Mi sono più paura, lo sapevo, me lo immaginavo. Anche se notiamo questo, oh mio Dio, questo animatronico, questo animatronico ha le sue particolarità, cioè questo nuovo tipo di animatronico, cioè che muove la faccia, poi che possiamo trovare un nuovo animatronico che è quella ballerina, che ancora il suo nome credo sia sconosciuto. Poi possiamo ritrovare gli animatronici precedenti, cioè Freddy, e un animatronico aggiunto in FNAF World e non si è mai visto nelle saghe di Five Nights at Freddy, ma praticamente era lui prima della caduta del morso dell'87, cioè prima di quando il proprietario della pizzeria ha chiamato la guardia notturna. Possiamo, cioè, quando hanno finito di lavorare gli animatronici, abbiamo trovato l'animatronico originale di Mangle, senza graffi e niente. A parte quelle cose tutte, quella faccia mobile. E poi possiamo trovare al centro della loro pancia, del loro petto. Sì, dai, tra nel petto possiamo trovare dei medaglioni, dei pulsanti, possono essere anche pulsanti. Quindi ci chiediamo che cosa saranno. Io me lo chiedo e spero che questo video vi sia piaciuto. Diciamo che è stato. Abbiamo capito che questo gioco è fatto bene. La grafica è sempre alla Scott Games, alla Scott Campton. E no. È un bel gioco, qua, almeno sembra un bel gioco. Poi spero che non sia come mi aspettavo Final Fantasy Joy of Creation, che mi piaceva visto da altri, ma giocandoci non mi piace molto. Infatti, cioè, spero che il video di questo gioco vi sia piaciuto, ma a me non tantissimo, non mi ha ambulanza, ma a me non mi ha soddisfatto tantissimo questo gioco. Cioè, non fa schifo, però non mi è piaciuto tantissimo. Comunque, video finito, vi invito a lasciare like per il prossimo episodio e se avete qualche teoria che volete, magari qualche spiegazione da me, o se proprio non capite e volete un mio punto di vista, un mio qualcosa, scrivetelo nei commenti e io vi aspetto. Quindi, video finito, bella!